Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto dopo aver visto una puntata della scorsa edizione del format di Alfonso Signorini. Lo scorso gennaio Pier Silvio Berlusconi ha deciso di rivoluzionare la situazione tramite un'operazione anti-trash e VIP di dubbia fama. Ecco che si è tornati a chiamarlo GF 2023, popolato dai VIP e i NIP. Incidente per Lorenzo Remotti. Pare che il restauro del programma sembra tornato alle origini, con la presenza dei NIP, sia piaciuta agli spettatori del GF 2023. Oltre a mettere un punto su una realtà che aveva, da tempo, stufato, i fan così si sentono più vicini ai geffini. Oggi si sono svegliati scoprendo Lorenzo Remotti dopo l'incidente notturno. GF 2023, incidente in piena notte per il concorrente. Lui stesso ancora ne parla ridendo con il resto dei suoi compagni di Tugurio, Anita Olivieri, Samira Lui, il già sex symbol dell'edizione Vittorio Menozzi e Giuseppe Garibaldi, ancora costretti per qualche giorno tra la sporcizia e il disordine. Per non parlare dei telespettatori connessi su Twitter, che stanno più e più volte riproponendo la cosa. È successo nella notte, la diretta era ancora attiva e chi era sveglio ha visto. Probabilmente la scena verrà riproposta nel corso della seconda puntata, che verrà trasmessa venerdì. Non funziona più come nelle precedenti edizioni, i concorrenti del GF 2023 hanno un coprifuoco e, ogni giorno, dovranno andare a dormire non oltre le 2 di notte, orario in cui la diretta va in stop fino al mattino seguente. I riflettori stavano per spegnersi quando Lorenzo Remotti è caduto dal letto. Subito i soccorsi degli altri tra le risa. C'è chi ha scattato una foto. Ora tutti sono alla ricerca del video e, magari, spunterà presto fuori. Sto male, il calzolaio è caduto, è già stato censurato, ha detto una parolaccia ed è caduto dal letto. Non sto qui a dirvi chi dovete salvare al televoto, si legge online. Per adesso, uno tra i preferiti. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.